finale, già allora, ripeto, finale, era uno dei capi dei posti principali per la presentazione dei velivoli. Aveva un patrimonio già allora abbastanza robusto e il patrimonio più grosso, ricordiamoci che sono sempre i disegnatori progettisti. Noi siamo dei teorici che interveniamo quando è il momento. Comunque, ho visto volare, che volava già, il P-136, che è l'idrovolante della Piaggio, che dopo la guerra si era specializzata in aeroplani della Aeronautica Generale. Aeronautica Generale vuol dire aeroplani da trasporto pubblico fino a 10 persone, quindi velivoli di una certa dimensione. Il P-136 idrovolante aveva già stabilito il record nel 1952, record tuttora valido, per volo dall'Italia fino a Ghedi in Egitto, fino da Ghedi alla diga di Assuan per durata. E questo aveva comportato un notevole sviluppo e anche conoscenza nel mondo, tanto che una ditta americana, la Tracker, aveva acquistato dalla Piaggio parecchi velivoli idrovolanti. Arriviamo al progetto dell'808 fatto con la Douglas. La Douglas era la ditta americana che aveva fatto il DC-8, DC-9, eccetera, tutti i velivoli, prima e dopo la guerra. E questo progetto in comune aveva permesso a noi di entrare in contatto con questi progettisti americani, i quali sono venuti a finale. Ovviamente finale rappresentava due cose, l'ufficio progetti e finale. Cosa voglio dire finale? La spiaggia, il clima, eccetera. Ognuno che arrivava da finale non voleva più andare via. Fortuna perché molti tecnici sono rimasti più a lungo del previsto, tecnici americani. Ingegneri, e questi li ho avuti io, a cui è stato offerto il doppio di stipendio, il doppio di quello che guadagnavano a finale, in varie aziende. Uno faceva bulloni, l'altro lavorava alla plastica, un altro, e quindi aziende che pur di fare gli aeroplani sono rimasti a finale. Anche perché le mogli dicevano: ma dove vado? Vado in mezzo alla nebbia a Cascina Costa oppure a Maranello, mentre qui c'ho finale. Dopo l'808 abbiamo avuto un periodo di pausa. Abbiamo continuato a costruirne, eccetera, per l'aeronautica militare e anche per clienti civili, fino alla crisi energetica. Il 180 parte con la crisi energetica. Quindi, all'esposizione che si fa annualmente in America, è venuto fuori l'esigenza per gli aerei da trasporto dell'aeronautica generale, come ho detto, fino a 10 posti. Una specifica che era la tratta New York-Dallas con una velocità di crociera minimo di 400 nodi, che sarebbero circa 800 km all'ora di crociera. Questa era la specifica. A finale noi sapevamo che, essendo una piccola azienda, non potevamo fare un prodotto uguale agli altri perché l'avrebbero vendute le altre ditte americane. Bisognava fare qualche cosa di diverso e di più. Non avevamo casistica. Di solito, quando si fa un progetto, si dice: il progetto A, B, C, D, eccetera, americano, giapponese, hanno avuto questi risultati. Allora vediamo. Qui non avevamo nulla, eravamo nel vuoto. Abbiamo iniziato a provare e tutti noi insieme siamo arrivati alla configurazione finale. Configurazione finale che, quando ha fatto il primo volo nell'86, non sapevamo nulla, quindi
mentre di un velivolo come l'808, come il 166, sai già dal primo passo noi dovevamo vedere se reggeva. È andato tutto bene, ha fatto tutti i voli, anzi, la manovrabilità era buonissima. Quindi il 180 è un'invenzione certificata e l'Appiaggio ha preso 100 miliardi di premio perché c'era un premio istituito per legge che se qualcuno avesse fatto un'invenzione in campo aeronautico e l'Appiaggio li ha presi.